A Pescara non c'è pace per Viale Marconi. Dopo le proteste di cittadini, commercianti e residenti, arriva in strada quella degli autisti dei bus. Le rotatorie bloccate dalle transenne e il pericolo incidenti hanno fatto sì che gli autisti proclamassero lo stato di agitazione. La denuncia dei sindacati per evitare incidenti: siamo costretti, dicono, persino a infrangere il codice della strada. Patrizio Gobeo, FILT CGIL. Avevamo chiesto in più occasioni sia all'amministrazione comunale sia all'azienda di intervenire, questo non è accaduto. Abbiamo avuto delle versioni contrastanti, adesso abbiamo avuto la certezza con la dichiarazione dell'architetto Trisi che i mezzi della TUA non sono dotati di strumenti tecnologici che permettono di interagire con i semafori intelligenti. Dunque, queste transenne non verranno tolte, cioè qui gli autobus al momento non passeranno. Non passeranno fino a quando non ci sarà la possibilità che le parti si parlino, vale a dire bus con i semafori intelligenti. Ove questi ci siano, perché in alcuni tratti mancano. Noi con la proclamazione dello stato di agitazione che abbiamo fatto unitariamente alle altre organizzazioni sindacali, dovremo essere incontrati dall'azienda per poi cercare di trovare un punto di caduta. Se ciò dovesse definire un qualcosa di non positivo, ci recheremo da Sua Eccellenza il Prefetto. Lei prima ci ha fatto come dire, la telecronaca di ciò che deve compiere un autobus, soprattutto cosa si rischia. Il rischio è elevato perché in caso di sinistro noi abbiamo un titolo abilitativo, siamo classificati come professionisti. Noi chiediamo una cosa molto semplice: poter esercitare la nostra attività in sicurezza, nel miglior modo possibile. Oggi le condizioni non ci sono. Avete visto prima con un mezzo di 12 metri che tipo di situazione si verifica. Con un 18 metri le situazioni si amplificano. Ma Viale Marconi avrebbe potuto rimanere com'era o no? Guarda, io sarò di parte perché devo spezzare una lancia a favore dell'amministrazione comunale, perché è la prima che ha avuto il coraggio di provare a cambiare. Hanno commesso degli errori, qui gli errori ne abbiamo fatti tutti, nessuno indistinto. Perché da un lato vediamo che una viabilità che si va a migliorare con delle criticità. Siamo riusciti un po' a scontentare tutti, però di una cosa è certo, se vogliamo essere un paese all'avanguardia, allinearci a un paese come quelli un po' più evoluti, non può che non passare attraverso una riforma del trasporto pubblico locale. Intanto si attende il pronunciamento del Consiglio di Stato, chiamato a decidere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presentato da 100 tra residenti e commercianti di Viale Marconi.